Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Letteralmente Radio, Studio 3, Cristina da Firenze. Poesia, racconto del cuore, momento di riflessione. Ti penso, ti guardo, penso e ripenso a un passato remoto che si allontana sempre di più dal mio cono di luce. Quando vorrei dimostrarti il mio amore, il mio desiderio si accende. C'è sempre una particella di te che riesce ad irritare una molecola di me. I padri compirono gesti ortodossi che oltraggiarono la morale. I figli ripeterono gli stessi gesti. Tu ti sentivi un eroe, un idealista. Loro ti giudicano un razzista. La tua testa di capelli viola, le tue parole violente, il tuo sarcasmo nascondono la debolezza di un animo che non ha trovato ancora il suo io e si sta specchiando cercando di scoprirne il colore. La persona ricca vive della tua invidia. I denari soddisfano bisogni creati da una società che non vive di ideali, ma propone modelli da imitare.